Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati finalmente su Clash Royale. Vi chiedo scusa per tutta questa assenza da Clash Royale, ma come sapete è uscito l'aggiornamento di Fortnite e quindi ho voluto fare un fine settimana all'insegna dell'aggiornamento di Fortnite. Però ragazzi, stanno per cambiare le cose perché Clash Royale sta per tornare, o almeno per questa settimana, davvero molto presente sul canale. Infatti tutti i giorni alle 18 per questa settimana farò uscire un video di Clash Royale fino a venerdì. Nel fine settimana vedremo cosa riesco a fare. E tranne ovviamente giovedì perché esce Minecraft. Perché ragazzi? Perché qui c'è l'offerta del baule dell'arciere magico. Ora, ce ne sono 9. Ho già shoppato. Se non ne trovo nemmeno uno, vi giuro, faccio un casino. Comunque, a parte gli scherzi, lo voglio trovare perché così o avrò un sacco di video da fare. Già ho in mente cosa fare con questo arciere magico. Ho anche un baule leggendario qua da aprire che non apriremo oggi, apriremo nel prossimo video proprio perché così spezzetteremo le cose da fare, proprio per recuperare tutto quello che non ho fatto in questi giorni. Aspettavo proprio l'uscita dell'arciere magico e niente raga, io direi che possiamo anche andare con il primo. Questo baule dell'arciere magico è davvero molto bello, dico la texture, il fatto che è giallo così ci sta. Non dà moltissimo oro. Ok, stiamo scherzando, vero? Stiamo scherzando, cioè, scherziamo. Scherziamo, ragazzi, qui stiamo scherzando. Ok, ci sono 4 skip. Teoricamente sono tutte le comuni. Già ho capito più o meno quante comuni ci sono. Già ho capito più o meno quante rare ci sono. E già ho capito quante epiche ci sono. Perfetto, dovrebbero essere 190 circa, 50 e 8. E adesso c'è la leggendaria. E speriamo tutti che sia. Dillo. Bravo, 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 bravo. Lo stregone elettrico. Ok, andiamo. Dai, ti prego, arciere magico. Vieni a noi. Arciere magico, ragazzi. Eolè, esclusiva proprio. Esclusiva. Arciere magico. Lo abbiamo sbloccato finalmente. Anche adesso abbiamo tutte le leggendarie. E adesso non ci resta che portarlo a livello 3. Come tutte le altre leggendarie. Molto, molto bene. Anche perché, ragazzi, purtroppo questa volta non sono riuscito a sbloccarlo. Ci ho provato 3-4 volte. Il massimo che sono riuscito a fare è stato 10. No, 9. 9 nella sfida. Ci ho provato 4-5 volte perché non ho avuto molto tempo. E quindi non sono riuscito a sbloccarlo in anteprima con la sfida. Mi dispiace, ragazzi, ma veramente non ci sono riuscito. Ripeto, il mio record è stato 9. Che poi, tra l'altro, quella volta ci ho creduto molto perché sono arrivato ad 8 vittorie di fila con 0 sconfitte. Poi ho fatto una sconfitta dopo 8 vittorie di fila. 9 a 1, 9-3. E ho perso. E niente. Comunque, terzo baule. Ovviamente, raga, più ne troviamo e meglio è. Perché così poi nei prossimi giorni facciamo il livello 2. Ci troviamo dei deck e ci sta. Tutte le comuni, tutte le rare, tutte le epiche. Sento puzza di drago infernale. Vai così, dai arciere magico, vieni a noi. E boom! Altro arciere magico, raga. E lo possiamo portare addirittura al 2. Tanta roba, meno male che ce li stanno facendo trovare. Dopo il primo baule, vi dico, mi stava calando una depressione di quelle spaventose. Comunque, magari è possibile che in questi primi 3 bauli siamo stati davvero tanto fortunati e che magari nei prossimi 6 non troviamo nulla. Possibile, chi lo può dire? Comunque, noi andiamo con il quarto. Il quarto di oggi, speriamo bene. E appunto, che cosa vi ho detto? Dai, ditemelo, che cosa vi ho appena detto? Vabbè, almeno siamo stati fortunati. Quel poco di tempo siamo stati fortunati. Possiamo portare la macchina volante al 10. Sono contento. La strega. La strega. Però adesso, ragazzi, per spezzare un attimino questo flusso negativo, andiamoci ad aprire un baule argentato. Peccato. Ci andiamo ad aprire il baule omaggio. Peccato, 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 peccato. E possiamo aprire il baule leggendario. Ma ripeto, lo andremo ad aprire in uno dei prossimi episodi. Che ci sta. E anche il baule magico, aspettatevi perché per il baule magico ho delle idee, quindi aspettate. Detto questo, nello shop abbiamo. No, poca roba, non mi interessa. Anche se in realtà i razzi me li vado a prendere. Ok, perfetto. E andiamo. Abbiamo appena superato la metà, teoricamente. Abbiamo 4 skip, finite le comuni. No, che brutta storia. Cioè, così mi ha dato 3 epiche così a caso, ma che tristezza. Tra l'altro mi ha dato anche i 5 principi neri che non ci faccio assolutamente nulla. Peccato, raga, ne mancano ancora 4. Ma, ah, aspettate, ancora non lo siamo andati a vedere. Dov'è? Dov'è? Ah, aspettate, io di solito ce l'ho in ordine di rarità, invece adesso ce l'ho in ordine di elisir. Ci sta un sacco, ragazzi. Ci sta un sacco. Lasciate un bel mi piace se vorreste l'arciere magico a livello 2 e un bel video. Ci trovo magari anche un deck e vediamo un attimino cosa combinare. Io comunque sto scalando.
con questo deck, quello che vi stavo facendo vedere negli ultimi episodi, non sto andando benissimo, ma perché non sto giocando moltissimo. Però comunque, come vedete, a parte qui sto facendo le 2v2, raga, perché avevo una missione, che poi devo andare a completare, ma la completiamo dopo aver aperto il baule leggendario, così almeno quei punti missioni lo abbiamo per l'altro baule. Vedete qua, vabbè, qui raga sono andato a perdere, ma perché... Ah no, qui ho provato il deck del domatore con la razzo. Un tipo mi ha battuto con quel deck, ho provato ad utilizzarlo. Vedete, faccio vittoria, qua una marea di sconfitte. Ah, qui era la sfida dell'arciere magico. E vedete raga, negli ultimi giorni non ci sto giocando moltissimo. Non ci sto giocando moltissimo, però sono già arrivato a 4400 trofei, che non è male. Però posso salire parecchio, cioè sento che posso andare molto più là, perché se mi impegno le vinco abbastanza facilmente a queste coppe. Comunque, andiamo subito con il prossimo baule. Mamma mia, 50 domatori, saranno contenti quelli del clan, però purtroppo me ne entreranno solamente 10, posso donarne solamente 10. E mi prendo l'oro. Comunque, leggendaria, ovviamente speriamo tutti sia l'arciere magico. Avanti così! Altro arciere magico, raga. Quindi siamo sulla strada giusta per portarlo anche al 3. Ce ne mancano solamente altri 3 proprio. E abbiamo solo 3 bauli. Chissà se non ne troviamo uno a baule. Ma quando mai, raga? Non saremo mai così tanto fortunati. Mai, ragazzi. Ma proprio mai. Ok. No. Peccato. Peccato, raga. Tra l'altro cioè, stiamo trovando, no? In questi bauli che non mi dà la leggendaria, due epiche, una che me ne dà 3 e una che me ne dà 5. Oh, quella che me ne dà 3 è quella che mi servirebbe, perché prima abbiamo trovato la fulmine e il principe nero, e adesso abbiamo trovato cucciolo di drago e guardie, a me servono di più cucciolo di drago e fulmine. Anche su questo Clash Royale ci viene a portare sfiga. Grazie mille. Altri 4 skip? No. Comunque raga, il primo baule è stato veramente osceno, cioè neanche avevamo i 4 skip, mi pare. Ne avevamo solamente 3, ora non mi ricordo, Non mi ricordo precisamente, ma mi sembra che era così. Ora abbiamo l'ultimo baule dell'arciere magico da aprire. Lo apro col naso. Col cappello è un po' un macello. Ho fatto pure la rima, ragazzi. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto. E a saperlo li aprivo tutti col naso. E che cos'è? E che cos'è? A saperlo. Dai così. Dai arciere magico. Sì, raga. Ce ne mancano solo 2 per portarlo al 3. Ne abbiamo trovati ben 4 quest'oggi. 4 arcieri magici su 9 bauli di questi qua speciali per l'arciere. Diciamo che ci sta. Come cosa ci sta. Quindi comunque non è male. Però raga, io avevo fatto i conti anche per andarci ad aprire, attenzione, un baule del re leggendario. Avevo fatto i conti per andare ad aprire anche un baule del re leggendario. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Perché ormai l'abbiamo sbloccata, quindi ormai la possiamo trovare tranquillamente. 2 leggendarie le dobbiamo trovare per forza tra le scelte, quindi comunque è molto probabile che ci sia. Speriamo bene, perché possiamo veramente già sperare di portarla a breve a livello 3. Già in questa settimana, se magari la troviamo anche nel baule leggendario, ci deve dire molto bene, Cioè ci deve dire di una fortuna incredibile. Però è possibile. Ora ragazzi, attenzione, è il momento della verità. Se la troviamo ce ne manca solo una per portarla già a livello 3. E sarebbe tantissima roba. Attenzione. Non voglio vedere. No. Ma no. Ma che cos'è, ragazzi? Vabbè, andiamo di minatore, ma giusto così, tanto per. Le altre gemme, raga, me le tengo, perché comunque il baule fortunato adesso sarebbe inutile aprirlo, perché non mi interessano molto le carte fortunate di oggi. Il baule cangiante è inutile aprirlo per me adesso, perché quello che voglio è ovviamente l'arciere magico. Prossimamente andiamo ad aprire questo baule leggendario, ma proprio nei video, già domani penso andiamo ad aprire il baule leggendario. Vi ricordo che usciranno tutti i giorni alle 18 questi video di Clash Royale, quindi appuntatevelo, non ve li perdete, perché YouTube ultimamente sta facendo un po' il birichino con le feed, non ve le manda. Venite a seguire su Instagram, che lì di solito vi avviso, anche se ultimamente no, ultimamente anche su Instagram sono parecchio inattivo. Colpa mia. Comunque raga, l'arciere magico è qui, è tra noi, possiamo usarlo. Tra l'altro ce ne mancano solo 2, possiamo già portarla a livello 3 e quindi ci sta un sacco. Come vi ho detto già durante i video delle sfide, vi avevo detto che come texture, come carta mi piace davvero molto, ma la truppa in sé non mi sembra fortissima, non mi sembra fondamentale in un deck. Però, ora che posso provarlo anche con dei miei deck, perché come vi ricordo la sfida dell'arciere magico era con, diciamo, il draft, quindi non potevi sceglierti precisamente il tuo deck, ora che posso metterlo in un contesto magari più consono,
potrebbe essere più interessante. Fatemi sapere se anche voi avete shoppato, fatemi sapere se anche voi l'avete sbloccato, magari nella sfida già ce l'avete. Se avete dei deck, fatemelo sapere sotto in un commento, lasciate un bel mi piace per supportare Clash Royale. Vi ricordo che questa settimana Clash Royale sarà super mega presente perché ve ne porterò tantissimo. Per me è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!